ve l'hanno mai raccontata. Cari amici, va ora in onda proposte di investimento a cura di Francesco Boni, che vi consiglierà le opere d'arte più preziose sia per le vostre collezioni che per i vostri investimenti in arte. Buona visione! Amici carissimi, buona giornata, buona giornata. Una giornata molto particolare, una giornata direi di quelle che mi intrigano in maniera particolare. Perché? Quando, ecco, io vedete, sono circondato da opere molto particolari che raramente vi ho presentato nel corso degli anni, ma ehm, ad Arte Investimenti eh, vi abbiamo abituato eh, a anticipare i tempi, ad anticipare i tempi. Se voi ve lo ricordate, eh, Federico se lo ricorda, tre mesi fa, non dico tanto, tre mesi, tre mesi e mezzo fa, alle mie spalle, eh, ecco proprio una trasmissione come quella di oggi. Eh, oggi mi ritrovo quest'opera eh, alle mie spalle, ma tre mesi fa alle mie spalle c'era un bellissimo salvo eh, 80 eh, no, 100x80 in, in verticale, molto molto bello. Quando vi ho chiesto 50.000 euro? apriti cielo, è caro, è caro, eh, in asta lo trovo a meno, eh, ed era un quadro straordinario, ed era un quadro particolare. Sono passati pochi mesi, quanto costa oggi? Oh, questo eh, nelle nostre trasmissioni è accaduto eh, un mare di volte, con gli sgro, con i boetti, con i bonalumi, eh, con un'infinità di artisti che vi ho imposto quando, eh, non dico nessuno li voleva, no, perché direi una cosa eh, non vera, ma quando erano ancora a condizioni di prezzo eh, assolutamente possibili e contenute. E poi eh, sono esplosi. Eh, ai grandi livelli italiani e internazionali. Bene, Gabriele ha incontrato una collezione di opere che mi ha letteralmente entusiasmato, eh, che mi ha letteralmente entusiasmato. Guardate, sono poche opere, eh, sono poche opere eh, perché sono eh, sette dipinti eh, e quattro straordinarie sculture. Sono sette dipinti e quattro clamorose sculture che sono state il patrimonio culturale della collezione di un artista che io vi dico la verità: l'ho incontrato quando io sono romano. Come era romano Franz Borghese e vi dico la verità l'ho incontrato 4-5 volte a Roma eh, negli anni 70, eh, ma ehm, dire che l'ho conosciuto. Eh, sì, l'ho conosciuto, ho conosciuto eh, l'opera pittorica, eh, ma personalmente eh, non abbiamo mai avuto un rapporto eh, particolarmente stretto, un rapporto di conoscenza, eh, piacere, buongiorno, eh, capito? Oh, però questo artista sta per esplodere a livello mondiale. E io ho la fortuna di presentarvi oggi sette dipinti strepitosi eh, che vengono dalla sua collezione personale e quattro sculture eh, straordinarie che provengono dalla sua collezione personale. Tra gli artisti eh, legati alla satira, che poi sono eh, artisti enormi, eh, basta nominare. Eh, gros, eh, quindi eh, eh, ci sono eh, artisti straordinari eh, legati al mondo della satira. Franz Borghese è tra gli artisti del dopoguerra, tra gli artisti eh, più o meno della mia generazione. Eh, Franz Borghese eh, era nato nel 1941 io sono nato tre anni dopo, quindi un artista della mia generazione, ma che raccoglie un'eredità culturale che è unica al mondo, è letteralmente unica al mondo e ne parleremo nel corso della trasmissione. La satira, tutti pensano che sia di un'eredità della cultura greca non è vero. Eh, la satira è prettamente latina, eh, basta leggere Quintiliano, eh, basta leggere Gaio Lucilio. Eh, la satira è prettamente latina, eh, e nasce in maniera assolutamente moderna, eh, nel 180, da quando nasce eh, Gaio Lucilio, quindi praticamente. 180 anni prima di Cristo. Eh, e, e poi ne parleremo, poi diventa patrimonio culturale eh, di artisti eh, assolutamente geniali, eh, di artisti assolutamente straordinari eh, e ne parleremo. Eh, Franz Borghese si lega eh, nel dopoguerra eh, ai grandi artisti dedicati che si sono dedicati alla satira tra l'Ottocento e il Novecento, eh, in modo particolare a George Gross, eh, ma lo fa con un'eleganza, con una eh, raffinatezza, eh, ma con una precisione intellettuale eh, che gli viene eh, dal suo gioco prediletto. Eh, dovete sapere che Franz Borghese era un ottimo giocatore di scacchi e chi ama a giocare a scacchi sa quanto questo gioco ti apre la mente a canali di cultura, a movimenti culturali letteralmente straordinari. Quindi parleremo di Franz Borghese e parleremo delle sue opere più importanti, quelle che sono rimaste per anni nel suo studio, eh, quindi quelle eh, a cui teneva proprio eh, in modo particolare, eh, proprio perché li considerava capisaldi culturali, no? eh, letteralmente capisaldi culturali. E' eh, un artista del quale eh, non ci si può che eh, innamorare e sul quale ha Attenzione, e questa è una caratteristica delle nostre trasmissioni, eh, oggi c'è un'attenzione particolare beh, da parte eh, del mercato internazionale e quando c'è un'attenzione particolare eh, sul mercato internazionale, eh, poi eh, gli artisti subiscono quegli incrementi di mercato eh, che avete visto con Salvo, che avete visto con Boetti, eh, che avete visto eh, recentemente con Gilardi, eh, cioè quegli artisti eh, su cui eh, nascono eh, delle operazioni di mercato non più a livello solamente italiano ma a livello eh, internazionale. Quindi, una trasmissione che dovete seguire eh, con particolare attenzione. Ma naturalmente in una trasmissione importante eh, non vi faccio vedere solamente eh, 11 opere, eh, ma eh, vi voglio far vedere, eh, abbiamo messo accanto eh, a questi gioielli eh, di Franz Borghese eh, delle opere molto particolari. Guardate, eh, voglio farvele vedere eh, abbiamo messo accanto eh, un gioiellino eh, storico di Giorgio De Chirico eh, una piccola opera ma molto rappresentativa che viene eh, addirittura eh, che è già inserita eh, nel catalogo generale eh, dell'opera di De Chirico della fondazione De Chirico ma un'opera non banale, non è il solito cavallino, non è il quadro, chiamiamolo così, di maniera di Giorgio De Chirico, ma è un quadro intellettualmente provocatorio di Giorgio De Chirico e ne parleremo nel corso della trasmissione. Poi tremate, 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 eh, tremate. C'è un super quadro eh, di quelli eh, da follia. Eh, C'è un super quadro eh, di quelli letteralmente eh, da urlo, da sogno. 1949-1949: eh, un mitico cartone eh, riportato su tavola. Eh, di grandi dimensioni eh, di Fausto Pirandello. Eh, Pirandello. C'è stata la mostra alla nuvola a Roma eh, pochi giorni fa, eh, 20 giorni fa, eh, un'opera di Pirandello non bella come questa, non del 49 come questa, quindi propedeutica eh, sul piano intellettuale, sul piano storico, a eh, quello che diventerà poi il mito eh, Fausto Pirandello, eh, un eh, artista eh, clamoroso come il padre, eh, guardate eh, come è stato clamoroso eh, il padre Luigi Pirandello eh, nell'ambito eh, della, della commedia, del teatro, eccetera, eh, della letteratura. Eh, così è incancellabile Fausto Pirandello eh, nell'ambito della grande eh, pittura internazionale eh, quadro che non vogliono solamente i grandi collezionisti italiani ma quadro eh, che entra eh, nell'ambito eh, dei grandi pittori internazionali ecco eh, un'opera così eh, la mette accanto a Francis Bacon la metti accanto a Lucien Freud, la metti accanto ai più grandi artisti internazionali, la metti accanto a Kiefer, la metti accanto a quegli artisti che oggi trovi nelle più grandi gallerie del mondo e che ti fanno pagare quanto giustamente quanto costano i grandi artisti internazionali. O oh, attenzione, eh, opera del 49 eh, di eh, Fausto Pirandello, da follia, da follia, da follia. Oggi eh, tutte opere da follia, eh, tutte opere molto particolari. Il turcato più famoso del mondo. Eh, il Turcato, dove Giulio Turcato rievoca il rapporto con Venezia, dove Giulio Turcato rievoca le percezioni eh, dell'astrazione eh, ricavate eh, dal suo mitico soggiorno veneziano eh, e dalle mitiche frequentazioni veneziane. Eh, questo è il quadro di Turcato, più, uno dei quadri di Turcato più famosi nella letteratura culturale eh, mondiale. Quadro dei primi anni '70, una rievocazione non tanto della figurazione ma del mito della cultura veneziana eh, nell'ambito della pittura, addirittura di derivazione cinquecentesca, addirittura eh, con gli accenti a Giorgione e a Tiziano. Quindi eh, un'opera di Turcato memorabile, da record price nel mondo. Eh, ma dato che eh, la maggior parte dei collezionisti mh, sono guidati dalla moda, eh, quando comprate Turcato eh, volete eh, l'opera tipica eh, di Turcato e non capite che il record price che il museo compra l'opera atipica e storica e eh, quindi eh, proprio le, le, le gran, i grandi investimenti culturali che poi si tramutano in enormi investimenti economici. Bisfuggono. Eh, e comprate a 6.000 euro a 7.000 euro il turcato rigorosamente falso e autenticato eh, ma eh, quelli che io chiamo i turcatini e eh, quelli che io chiamo i turcatini e poi eh, un'opera storica eh, un vero capolavoro di turcato eh, ve lo lasciate sfuggire eh, magari a cifre analoghe o a cifre piccolissime eh, le sciocchezze eh, compiute sul piano economico e culturale dal sistema Modaiolo, eh? Eh, le sciocchezze che il sistema Modaiolo eh, vi impone di compiere, eh, opera pazzesca eh, di Giulio Turcato. Quindi Giulio Turcato straordinario, eh, Pirandello eh, meraviglioso del 49, eh, Gioiello... Eh, culturale, eh, gioiello storico eh, di Giorgio De Chirico, poi ci aggiungo eh, due opere di Alberto Sughi da Follia, adesso la regia ve li farà vedere eh, il numero 4 e il numero 5, eh, due opere di Alberto Sughi eh, dedicate al caffè, quindi dedicate eh, alla All'individuo, eh, dedicate alla spiritualità eh, dell'individuo. Una ceramica storica di Leoncillo, eh, che se andate a vedere nelle grandi aste, oggi, pra, oggi realizza Cifre eh, da paura, eh, opera preziosa eh, di eh, Leoncillo, pezzo unico, eh, una ceramica straordinaria. Eh, addirittura del 54, intatta, meravigliosa, e poi eh, due opere della fine degli anni 40 eh, di un mito eh, lombardo, eh, di un mito del chiarismo lombardo, eh, Angelo del Bon, eh, che con Umberto Lilloni eh, sono stati i miti proprio eh, nel, nell'immediato dopoguerra eh, del... Eh, chiarismo, eh, tipicamente eh, lombardo. Eh, due opere storiche, eh, due opere meravigliose, una del 47, l'altra del 49 eh, di Angelo Del Bon. Allora, eh, vi ho voluto far vedere il contorno: eh, vi ho voluto far vedere eh, tutto quello che accompagna oggi eh, quello che. Eh, sarà il nucleo eh, della eh, trasmissione di oggi, eh, quella collezione clamorosa, eh, quella collezione eh, che io eh, adoro, eh, che viene direttamente, eh, erano le opere eh, collezionate personalmente da Franz Borghese. Ora, eh, la satira italiana eh, ha una grande tradizione nel Novecento, eh, a partire eh, da Gianfilippo Usellini fino a Maccari, eh, fino eh, a Franz Borghese. Ma eh, dobbiamo pensare eh, anche eh, alla storia. Eh, I grandi pittori di satira eh, sono. Non dico sempre esistiti, eh, ma esistono da tanti anni. Eh, voglio ricordarvi, per esempio, eh, Hogarth, eh, William Hogarth, eh, artista inglese straordinario, eh, che è stato uno dei più grandi pittori di satira della storia eh, del, del XIX secolo. Eh, qual era l'affermazione chiave eh, di Hogarth? Il quadro è un palcoscenico e i personaggi sono gli attori. Ecco, eh, riguardando i quadri di Franz Borghese, eh, rileggete eh, questa eh, frase celeberrima eh, di William Hogarth. C'è un'altra frase di Jonathan Swift eh, che a me piace citare eh, quando parliamo di satira. Eh, la satira eh, è una sorta di specchi eh, dove chi guarda scopre la faccia di tutti tranne la propria. E questa è un'affermazione di Swift. Eh, però, eh, se vogliamo parlare dei grandi pittori di satira, eh, il primo che ti viene in mente è Gros, eh? soprattutto eh, rileggendo le opere di Franz Borghese, eh, i primi due che ti vengono in mente sono eh, George Gros eh, e Otto Dix, ma eh, artisti eh, dei quali oggi eh, le opere costano eh, cifre da paura, per questo eh, io eh, voglio farvi vedere oggi, ancora a prezzi umani, eh, sette gioielli pittorici e quattro sculture straordinarie di Franz Borghese. Perché? Eh, perché su questo artista eh, di grande spessore storico, eh, di grande spessore culturale, Oggi c'è l'attenzione dei grandi mercanti internazionali. Esattamente quello che vi dicevo pochi mesi fa su Salvo: esattamente quello che vi ho detto su un'infinità di artisti che poi hanno trovato riscontro sul mercato internazionale. A Gabriele è capitata questa collezione clamorosa. Eh, questa collezione eh, affascinante eh, di un artista eh, che si lega alla tradizione della satira, eh, la tradizione della satira, ve lo dicevo, eh, è, guardate: non è un caso che Franz Borghese eh, sia un artista romano, eh, così come eh, l'inventore della satira eh, Gaio Lucilio era romano, eh, ma poi eh, Gaio Lucilio era romano eh, che poi vive a Napoli, eh? Eh, quindi la satira eh, ha proprio una eh, tradizione italiana eh, straordinaria e ha, eh, ecco, prima vi ho fatto delle citazioni eh, di Hogarth, di Swift, eh, ma eh, vi ho citato Gross, eh, vi ho citato eh, Dix. Eh, e naturalmente c'è anche eh, una satira più cruda, eh, una satira, eh, non la voglio definire eh, più violenta, ma più, eh, eh, come la posso definire, eh, un attimo più aggressiva, che è caratteristica della cultura nordica, eh, che è caratteristica della cultura inglese, eh, che è caratteristica della cultura eh, tedesca. Eh, in Franz Borghese eh, c'è eh, quel paternalismo latino, no? eh, per cui la satira va messa in scena, perché la satira va messa in scena, però eh, con quel senso di eh, comprensione, quasi mai di accettazione c'è cioè sempre eh, la critica eh, ma è una critica eh, chiamiamola eh, sorridente è eh? eh, una critica sorridente è una critica che provoca eh, l'ilarità eh, non provoca eh, una reazione violenta eh, come invece può accadere eh, nell'ambito della satira nordica eh, capite? Eh, questa è un po' eh, una caratteristica proprio eh, della satira latina, della satira eh, di, di casa nostra eh, e sta diventando eh, un motivo storico e culturale internazionale. Andiamo a vedere le opere, eh, andiamo a leggere le opere eh, perché eh, ne vale la pena. Oh, che cos'è la pittura satirica? Eh, perché eh, la pittura satirica? Eh, la pittura satirica è una critica eh, ai vari aspetti eh, della società eh, nella quale viviamo, eh, mostrandone che cosa, eh, mostrando soprattutto le contraddizioni eh, del mondo eh, nel quale siamo eh, abituati a vivere. E mostrando le contraddizioni del mondo nel quale siamo eh, abituati a vivere, nel quale viviamo, ehm, proponiamo anche un cambiamento, eh? Eh, proponiamo anche un salto di qualità, eh, un salto di qualità etico, eh, un salto di qualità morale. Eh, quindi eh, guardate che eh, quella che viene definita pittura di satira, eh, spesso e volentieri è promotrice eh, di novità culturali fondamentali. E il mondo oggi, nella contemporaneità, eh, ha bisogno di un salto di qualità, eh, ha bisogno di un cambiamento che non sia solamente sociologico, ma un cambiamento etico, un cambiamento morale. E leggendo le opere di Franz Borghese, che qualcuno mi dirà, sì, ma il mondo di Franz Borghese addirittura, ecco, questi personaggi, eh, vedete, eh, questi personaggi addirittura eh, sono vestiti in maniera antica, eh, ci riporta eh, addirittura all'inizio del Novecento, eh, ma è un pretesto, eh, è un pretesto eh, per eh, mettere in evidenza proprio eh, gli aspetti le contraddizioni della società nel quale viviamo, nella quale viviamo eh, e le contraddizioni della società nella quale viviamo hanno una radice legata alla cultura dalla quale proveniamo. Quindi il eh, riferirsi a un tempo diverso eh, è voluto riferirsi ad un'epoca eh, diversa è assolutamente voluta per non cadere eh, nell'offesa eh, nei confronti del personaggio di cronaca eh, nel personaggio, quindi eh, andare indietro nel tempo e mostrare i difetti di una società contemporanea è una maniera per sfuggire eh, alle ritorsioni eh, della società contemporanea, eh, capitemi. Eh, quindi, eh, pur vestendo eh, l'abito eh, del de un tempo passato, eh, in realtà eh, la satira di, Fran, di Franz Borghese è legata a comportamenti, ad eventi eh, della società contemporanea, eh, quindi è fondamentale eh, per capire eh, vizi e virtù eh, della società eh, contemporanea. E poi, ve lo dico proprio con il cuore in mano, questo è, a parte la qualità eh, delle opere che ho la fortuna di farvi vedere oggi, eh, che provengono addirittura dalla sua collezione personale. Quindi eh, le opere a cui lui era più legato eh, intellettualmente, storicamente, eccetera. Oggi, come è accaduto per Otto Dix e eh, come è accaduto per George Gros, Franz Borghese sta diventando eh, un fenomeno di mercato internazionale. E comprarlo oggi, oltre a comprare un grande artista, eh, si compie anche eh, un investimento culturale ed economico straordinario. Eh, straordinario vogliamo conoscere un attimo questo artista eh, vogliamo andarlo a scrutare andarlo a scoprire andarlo a vedere ecco partiamo eh, dall'opera che, eh, eh, che vediamo al numero 6 l'opera eh, che vediamo al numero 6 è un'opera ad olio su tela 50x40 eh, dei primi anni 90 di franz borghese si chiama l'astronomo eh, e, e lo vedete eh, cioè eh, vedete eh, questo signore eh, in abito eh, liberty in abito eh, primi novecento eh, con eh, questo binocolo in mano capovolto eh? Questo canocchiale, scusami, il binocolo è doppio, eh, questo invece è proprio eh, un eh, canocchiale. Oh, eh, qui dovete pensare eh, a eh, perché vestire eh, eh, la modernità eh, con abiti e gesti addirittura eh, del 1910? Per sfuggire alla ritorsione critica, per sfuggire al personalismo, ecco, alla satira personale indirizzata proprio ad un individuo nella contemporaneità. E qui sta la straordinaria intelligenza di Franz Borghese, la capacità di raccontare. Le presunzioni, i difetti, eh, le, ecco, vedi eh, questo astronomo eh, con questo cannocchiale eh, rivoltato verso l'alto, ma con un dito eh, che gli impedisce di vedere. Eh, per cui eh, ecco la scienza, eh, l'evoluzione eh, tecnologica della contemporaneità che vuole guardare lontano eh, e poi eh, non vede eh, i difetti, eh, le mancanze della società eh, nella quale viviamo. No? Eh, quindi questo contrasto tra eh, vita quotidiana e aspirazione tecnologica eh, è una delle opere più rare, è una delle opere più belle. È una delle opere più affascinanti eh, di un artista straordinario, eh, di un artista straordinario eh, che racconta vizi e virtù eh, della contemporaneità eh, trasferendoli in una realtà eh, storica, eh, ma che in realtà è un'illusione, eh, ma che in realtà eh, non esiste. Gioiello ad olio su tela. 40 per 50 quanto vale oggi comprate queste gemme è ancora a prezzi piccolissimi e questo è un artista che sta conquistando il mercato internazionale quindi è uno di quegli artisti da comprare oggi le sette Opere che vi sto per far vedere, eh, della quale vi sto facendo vedere la prima e capisco eh, che eh, state aspettando a telefonare perché dite, eh, mi hai detto che ne hai sette, eh, le voglio vedere. Eh, tutte sette giustamente eh, per scegliere quella eh, che voglio immettere nella mia collezione. Ma oggi eh, non solo comprate. Un artista che è già nella storia, ma nella storia della pittura internazionale, non solo nella storia della pittura italiana. Ma avete la fortuna di poter comprare le opere più eh, storicamente valide di questo artista, ancora a cifre piccolissime. Questa è la numero 6, non perdetela. Poi, c'è la numero 7 che è una tecnica mista, eh, ma io la trovo eh, di una bellezza, eh, la trovo di una qualità, ecco, io la trovo da un grande museo. Questo è il comizio, è il comizio eh, 54x49, eh, tecnica mista di Franz Borghese. Eh, ancora siamo nel 1990, da Urlo, da Urlo, poi tra l'altro eh, in una cornice antica eh, di una bellezza, in una cornice proprio novecentesca, eh, in una cornice di 80 anni fa, eh, cioè come eh, gli abiti, come il riporto, il riferimento storico eh, di quel eh, mitico comizio dove vedete la figura del eh, comiziante, eh, la figura eh, di colui che parla, eh, difeso dalla tradizione. No? Eh, quei carabinieri sulla sinistra eh, difendono eh, proprio eh, il diritto di parlare, la tradizione, oh, e poi eh, un pubblico... Eh, che ascolta ma as c'è chi ascolta e c'è chi non ascolta, eh, c'è chi è attento e c'è chi è disattento, eh, quindi eh, proprio quelli che sono i comportamenti eh, delle masse eh, nei confronti di un comizio. Eh, io lo trovo eh, affascinante come straordinario è il numero 9, eh, più piccolino più piccolino, eh, ma questa è la Duralex. Eh, questa eh, è un'opera eh, ad olio su tela eh, 35x20 eh, dove eh, si propone eh, la geografia della legge, eh, proprio eh, il potere eh, del Portatore, del diffusore eh, e del sistema legale. Eh, opera affascinante, ad olio. Ecco, vedete, eh, è bello, è forte eh, quanto George Cross, quanto Otto Dix. Eh, ha una potenza espressiva eh, che è paragonabile eh, a quelli che sono. Uh, stati grandi uh, della storia della satira uh, io lo trovo bello quanto Ensor bello uh, quanto Earl uh, cioè uh, veramente un artista uh, straordinario uh, irridente e uh, propositivo uh, irridente e affascinante uh, questo è il numero 9 poi eh, al numero 11 eh, andiamo addirittura negli anni 80 e qui eh, la satira diventa. Eh, mentre eh, ecco, l'abbiamo visto nel numero 6, eh, è la satira di un comportamento pseudoscientifico. Eh, poi invece eh, nel comizio eh, e nella duralex eh, ritroviamo eh, proprio comportamenti sociologici, comportamenti politici. Nel numero 11 invece c'è proprio la satira alle generazioni diverse, all'uomo comune. Io lo trovo affascinante, lo trovo letteralmente affascinante. Dunque, il numero 11 è un 50 per 40 delizioso, eh, veramente raffinatissimo, eh, degli anni Ottanta, eh, un'opera di grande qualità, eh, un'opera di straordinario fascino. Poi attenzione al numero 12 eh, perché eh, quello è un quadro eh, che resta nella storia. Siamo negli anni Ottanta. Eh, la scena si svolge all'aperto eh, ed è eh, il mitico barbiere robot. Attenzione perché, qui eh, potremmo parlare della televisione contemporanea. Attenzione perché, questa visione: eh, eh, vedete eh, il robot che taglia i capelli ad, ad un annunciatore. Eh, eh, quindi eh, potremmo parlare eh, di difetti, vizi e virtù eh, del mondo della comunicazione eh, contemporanea eh, contemporaneo, partendo da questo straordinario dipinto, 65x85, eh, la robotizzazione eh, dell'informazione di massa. Da favola, da favola, dove trovi eh, lo specchio eh, che riflette il personaggio dominante e dove trovi addirittura il bambino. Eh, guardate, eh, è un quadro da museo, è un'opera eh, tra le più importanti, eh, tra le più affascinanti eh, che abbia dipinto Franz Borghese. Oltretutto, uno, una delle rare opere di grandi dimensioni, eh, perché l'opera è importante, è 65x85 eh, ed è molto raro eh, trovare opere di Franz Borghese eh, di dimensioni importanti. Attenzione, attenzione, non comprate opere che non, che non siano archiviate di Franz Borghese. Eh, perché eh, negli anni 80, negli anni 90, Franz Borghese a Roma era un mito. Ed è stato tra gli artisti più falsificati eh, di quel periodo. Eh, lo sapete quali sono stati gli artisti eh, più falsificati della storia? Eh? Eh, sono tre. Sono tre. Uno pensa che vengano falsificati gli artisti che costano cifre da paura. No. Eh? Eh, vengono falsificati gli artisti, soprattutto venivano falsificati gli artisti, oggi è cambiato tutto, ma vi parlo di quando io ero giovane, venivano falsificati gli artisti di grande successo di massa, cioè gli artisti che volevano tutti, che avevano un prezzo medio, quindi... Che si potevano permettere tutti, eh, capitemi? E che erano apprezzati da tutti. Gli artisti più falsificati in Italia sono stati Fantuzzi, Borghese e Schifano. Fantuzzi, borghese e Schifano, seguiti a ruota da Turcato e Tano Festa. Eh, proprio questi sono gli artisti eh, più falsificati di quel periodo storico. Quindi, dato che l'archivio Franzburghese eh, è un archivio scientifico, io gli archivi li divido in due categorie: quelli alla Mogandi eh, e quelli non alla Mogandi. <ride> ecco, l'archivio Franzburghese è un archivio alla Mogandi. Eh, è un archivio alla Mogandi, quindi non prendete un'opera di Franz Borghese eh, che non sia archiviata, come non prendete un'opera di Giorgio Morandi che non sia archiviata. Sono gli archivi che io chiamo scientifici, quelli eh, sui quali eh, non c'è ombra di dubbio, eh, capitemi, quelli che restano nella storia, eh, quelli che letteralmente restano nella storia. Opera da sogno, opera da sogno, opera di livello eh, letteralmente straordinario. Questo è il numero 12. Poi al numero 14, siamo sempre negli anni Ottanta, eh? eh, ci troviamo di fronte ad una delle opere tipiche, eh? Eh, che parlano della moda. Eh, che parlano del sistema di consumo, eh, che parlano eh, della consuetudine, eh? Eh, quella consuetudine eh, a cui noi ci appoggiamo senza nemmeno accorgercene perché viene comunicata eh, dai media, dalle realtà eh, della comunicazione contemporanea. Questo Pur riferendosi al 1910-1915, dal punto di vista dell'abbigliamento, in realtà racconta vizi eh, e virtù della società contemporanea. Io la trovo un gioiello, eh, la trovo eh, una delle opere più tipiche. È eh, 50 per 40. E ancora eh, le opere di Franz Borghese eh, le potete comprare a un prezzo piccolo, modesto, eh, poi addirittura eh, se ve le comprate eh, usando la finanziaria eh, le potete comprare sulla base di, una, di un investimento, eh, non lo chiamo una spesa, eh, lo chiamo un investimento eh, di 90 euro al mese. Eh, di 90 euro al mese, ma compratele adesso, prima che facciano la fine di Salvo, eh, prima che facciano la fine di Buritti, eh, ma compratele adesso. Questo è un artista che ci sta catturando il sistema di mercato internazionale. Eh, ve lo sto dicendo adesso. Eh, che potete comprare le opere migliori di Franz Borghese a un prezzo eh, possibile. Poi troverete queste gemme ai grandi prezzi internazionali. Questo è il numero 14. Eh, vi propongo eh, la settima opera di Franz Borghese eh, tra i dipinti. Al numero 16, eh, i trampoli, eh, ma quei trampoli eh, che in realtà eh, provengono eh, dal sistema sociale. Eh, vedete eh, che questo eh, signore e questa signora eh, vengono innalzati e eh, portati. Eh, in trionfo eh, da un sistema, eh, sì, da delle colonne classiche, eh, ma sullo sfondo eh, ritrovate eh, i grandi palazzi eh, legati eh, allo sviluppo industriale della nostra eh, società, quindi i trampoli che trasportano eh, l'individuo eh, al delirio eh, dell'onnipotenza. Eh, opera pazzesca, anche questa 50x40, eh, ma di un'importanza storica, eh, di una bellezza eh, straordinaria. Vi ho fatto vedere sette gioielli di Franz Borghese, eh, vi ho fatto vedere eh, sette opere pittoriche eh, sette opere eh, affascinanti eh, sette opere delle quali sei ad olio su tela e una la numero 7 meravigliosa eh, una tecnica mista di qualità eccezionale eh, sette opere eh, di questo artista magico Dopo 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 eh, poi parleremo delle quattro sculture eh, meravigliose eh, ma eh, vi voglio dare un'idea eh, del mondo che ha vissuto Franz Borghese eh, intanto la regia eh, vi sta facendo rivedere eh, le sette opere pittoriche ecco qui qui entriamo nel mondo della scultura qui entriamo nel mondo della scultura la scultura franzborghese la affronta all'inizio degli anni 70. All'inizio degli anni 70, e vi devo dire la verità, la scultura è leggermente è magica, è letteralmente magica. C'è tutta una serie di opere, eh, i nuovi animali domestici, Edoardo che esce dal teatro, Ufficiale Signora, eh, Girotondo, eh, La Famiglia dell'ingegnere, eh, l'automobile pazzesca, eh, guardate che cos'è eh, la numero 13, il bolide, il bolide eh, del 2005 è di una bellezza, è di una eh, qualità. Eh, e poi eh, soprattutto eh, Franz Borghese rende eterni i suoi personaggi pittorici eh, immettendoli proprio eh, nella eh, scultura. Eh, la scultura eh, non perde quel sapore eh, di satira benevola, eh, che è proprio la caratteristica eh, di tutta l'opera di Franz Borghese. Sono quattro gioielli, eh, qui vedete il bolide al numero 13, eh, giustamente al numero 15 eh, ci sono i mitici trampoli eh, che vedete sia in, scultura, eh, sia, in eh, sia in scultura sia in pittura, sia in scultura sia in pittura. E poi eh, vi faccio vedere due opere in scultura eh, incredibili. Eh, la numero 10, eh, I coniugi con il cagnolino eh, seduti su una panchina. Più borghese di questa, più eh, legata eh, alla realtà quotidiana eh, di quest'opera. Eh, non c'è nulla, è una delle sculture più grandi e più belle, eh, ma di una bellezza e di una qualità eh, strepitosa. E poi, non a caso, vedete, eh, così come i trampoli in scultura eh, li abbiamo fatti vedere accanto ai trampoli in pittura, eh, dal miti, dalla mitica tecnica mista. Eh, che vi ho fatto vedere al numero 7 che è fantastica c'è il comizio in scultura eh, lo stesso soggetto eh, realizzato eh, in scultura fantastiche eh, letteralmente fantastiche amici Uh, questo è un artista che è già uh, nella storia uh, dell'arte internazionale e inevitabilmente diventa un mito uh, della società borghese uh, internazionale. Comprare oggi Franz Borghese è fondamentale, sia per quanto riguarda la pittura, eh, sia per quanto riguarda la scultura. Io sono orgoglioso del fatto eh, che Gabriele è riuscito a eh, mostrarvi questa clamorosa collezione. È una... Ah, è merito di Diego. Sì. Eh, allora, Tra l'altro confermiamo la numero 9. Eh, la numero 9 è quel eh, gioiellino pittorico eh, dedicato alla Dura Lex. Eh, non a caso eh, l'ha confermato un avvocato. Eh, complimenti a chi l'ha confermato, è letteralmente eh, un gioiello, eh, è letteralmente un'opera eh, superiore. Guarda che gioiello, guarda che gioiello. Comunque, amici, eh, prendetele tutte. Eh, non, io prenderei sia un dipinto che una scultura. Eh, io proprio eh, per collezione eh, prenderei immediatamente eh, un dipinto eh, e una scultura. Anche perché le sculture eh, ve le stiamo dando ad un prezzo eh, letteralmente ridicolo. Anche perché le sculture eh, ve le stiamo proponendo ad un prezzo eh, letteralmente immorale. Quindi vi dico eh, bloccatele immediatamente. Eh, bloccatele immediatamente. Allora, eh, io vorrei fare un pochino una eh, storia eh, di Franz Borghese, eh, naturalmente eh, essenziale, eh, naturalmente eh, velocissima, ma dai, l'astronomo non lo bloccate immediatamente? Eh, il comizio è fantastico. Eh, qui chiedo, oh, guardate, Quest'opera chiedo ad un fratello, comprala, 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 è, è più bella di un'opera di Gross, è più forte di un'opera di Gross. Poi mi dirai grazie 10 milioni di volte, perché questa è un'opera che finisce in uno dei grandi musei internazionali. Io prenderei il comizio. Sia in edizione pittorica eh, sia in edizione scultorea, eh, immediatamente, anche perché i prezzi eh, sono clamorosamente piccoli. Ma sono piccoli solo per oggi, quando oh, tra. Un mese, venti giorni, due mesi avrò la possibilità di presentarvi altre opere di Franz Borghese che non verranno dalla sua collezione personale come le opere eh, che ho la fortuna di farvi vedere oggi. Ma voi capite eh, che cosa significa eh, poter comprare di un grande artista le opere che provengono dalla sua eh, collezione personale e oltretutto avere la fortuna eh, di poterle comprare a un prezzo a cui comprate un artista dilettante oppure un artista addirittura alla prima mostra. Per favore, eh, lo dico agli amici più cari, lo dico agli amici eh, che ci comprano i quadri da centinaia di migliaia di euro. Questo gioiello compralo e mettitelo in collezione. Questa scultura straordinaria comprala e mettila in collezione. Oggi hai l'iperfortuna di poter comprare eh, delle opere di questa provenienza, eh, di questo livello, eh, di questa storicità, che già sono nella storia a prezzi ridicoli. Non aspettare eh, perché dell'opera di Franz Borghese si appropria il mercato internazionale. E te lo sto dicendo oggi. E te lo sto dicendo adesso, approfitta del fatto eh, che opere del genere ho la fortuna eh, di poterle proporre ancora a cifre eh, immorali, ancora a cifre ridicole. E poi hai l'iperfortuna di poter comprare. Le opere che vengono eh, dalla collezione personale eh, dell'artista, eh, quelle alle quali lui non ha mai rinunciato, eh, quelle che ha voluto tenere in casa. Dai, eh, le rivediamo tutte, eh, ma scegliete la vostra opera. Questi prezzi, dimenticateli per sempre. Eh? Eh, I prezzi delle sculture sono pubblicità. Eh, I prezzi dei dipinti ad olio veri sono pubblicità. Eh, mi raccomando, eh, non esitate un istante. Eh, mi raccomando, eh, non esitate un secondo. Eh, le quattro sculture ve le faccio rivedere tutte e quattro, eh, una più bella dell'altra. Allora, eh, state vedendo eh, l'automobile, eh, che poi è il Bolide, eh, che poi è il Bolide prezioso, eh, hai fatto vedere eh, i trampoli, poi c'è il numero 10. Eh, I coniugi con il cagnolino eh, sulla panchina, e il numero 8, meraviglioso. Il comizio eh, sono quattro sculture. Ma eh, perché non le prendete tutte e eh, quattro? Queste, queste sono da museo, queste sono da museo, eh, sono da bloccare tutte e eh, quattro all'istante. Poi eh, il prezzo che vi stiamo dando oggi eh, di queste quattro opere, eh, dimenticatelo, eh, dimenticatelo, eh, dimenticatelo, eh, perché veramente eh, vi stiamo dando quattro eh, gioielli a un prezzo allucinante, a un prezzo immorale. Voglio farvi, guardate che Franz Borghese è già nei musei, eh? Eh, guardate che le opere di, di Franz Borghese, eh, del livello di quelle eh, che vi sto facendo vedere oggi, eh, eh, sono già eh, nei musei italiani ed internazionali. Voi non avete idea. Eh, di che cosa significhi investire oggi delle piccole cifre eh, su un artista di questo livello, eh, su un artista di questa importanza, su un artista eh, portatore di questi significati, ma, eh, ma di questo livello internazionale, eh, ma vi rendete conto eh, che una scultura del genere eh, ve la stiamo dando a un prezzo al quale oggi non comprate nulla di storico e qui avete eh, il più grande artista di satira internazionale della seconda metà del XX secolo. E qui avete eh, l'erede di Otto Dix, eh, l'erede di Gross, qui eh, oh, ve lo dovete mettere in testa: avete di fronte agli occhi un artista epocale. Avete di fronte agli occhi eh, un artista epocale eh, del quale potete comprare delle opere più significative eh, provenienti dalla sua collezione personale, a prezzi ridicoli, a prezzi letteralmente ridicoli. Eh, non esitate un istante, eh, commettete eh, un errore di valutazione storico, poi verranno i rimpianti. Poi verranno gli immancabili rimpianti. Quando vedrete le opere di Franz Borghese e le vedrete tra breve a 40.000, 50.000 euro, allora vi ricorderete. Quale vuoi rivedere? Eh, mi fai rivedere il 14 e il 15. Ah, il, anche la 16 ma prendetele tutte, eh, si può commettere un solo errore, non comprare oggi le opere fondamentali di Franz Borghese, eh, potete commettere eh, un solo fantastico, eh, clamoroso errore, eh, oggi avete l'opportunità di mettervi in casa le opere stravincenti di un artista straordinario a prezzi piccolissimi e poi le opere che provengono dalla sua collezione personale e poi le opere che provengono dalla sua collezione storica. Blocatele, bloccatele eh, bloccatele bloccatele eh, perché con i rimpianti poi con i rimpianti poi eh, eh, non si combina nulla eh, quando poi mi dite ah se l'avessi comprato eh, ah se quell'opera eh, l'avessi messa in collezione eh, con i rimpianti non si combina nulla. Questo è un momento magico. Questo è eh, letteralmente eh, un momento magico. Eh, C'è un amico che eh, mi dice, dice non posso comprare tutto quello che mi piace, eh, però... Eh, su Franz Borghese fai uno sforzo eh, su Franz Borghese eh, te lo dico eh, come te l'ho detto per salvo come te l'ho detto per Isgro eh, come te l'ho detto eh, per gli artisti che poi hanno avuto un'evoluzione di mercato eh, per, per il pubblico sorprendente ma per chi conosce eh, il sistema di mercato prevedibile, prevedibile, Franz Borghese eh, nei prossimi mesi, nei prossimi anni eh, lo ritroverai a cifre completamente diverse. Questo è un artista vero, questo è un artista storico, eh, questo è un artista epocale. Questo è un artista internazionale del quale oggi hai la fortuna di leggere le opere più significative eh, che provengono eh, dalla sua collezione personale. No, eh, guardate, eh, ve lo devo dire guardandovi in faccia. Eh, ve lo devo dire guardandovi in faccia. Quello che avete a disposizione oggi e ai prezzi che vi stanno comunicando, non lo potrai comprare mai più. Non lo potrai comprare mai più. E queste gemme sono emozionanti sul piano proprio eh, pittorico, eh, intellettuale e restano incancellabili eh, nella storia dell'arte che non è solamente satira. Eh, vedete, la satira interessa tutte le arti, eh, dalla letteratura al teatro, alla pittura, alla scultura. È un artista storico, è un artista storico che finirà con il costare quanto Otto Dix o George Gross. Poi, quando vi chiederanno cifre da paura eh, per opere eh, meno belle e meno rappresentative eh, di quelle che ho eh, la fortuna di farvi vedere oggi, allora vi ricorderete eh, della grande opportunità che avete vissuto eh, in questa trasmissione, eh, in questo momento, quest'opera è magia, quest'opera è letteralmente magia, eh, questo gioiello eh, è un'opera storica, museale, per non parlare delle sculture per non parlare delle sculture. E oggi queste opere eh, ve le sto proponendo a cifre che non sentirete mai più. Eh, mi raccomando, eh, ma siete in tanti, eh. vedo che eh, siete in tantissimi eh, che state chiedendo i prezzi. Eh, vi state avvicinando eh, all'opera di Franz Borghese. Che fate? Che fate? Che fate? Eh, mi perdete opere di questo livello eh, nel momento in cui eh, avete la gioia eh, di poterle acquisire a nulla? O oh, eh, c'è eh, il doppio comizio? la scultura e la tecnica mista, che sono due opere, eh? Eh, sia la scultura eh, sia il dipinto, sono due opere la cui memoria, il cui ricordo eh, vi perseguiterà per tutta la vita. Queste sono due opere che non solo realizzeranno dei record price nella storia del mercato di Franz Borghese, ma due opere museali di Franz Borghese. E oggi avete la fortuna di poterle prendere tutte e due ad una cifra irriverente ad una cifra irrisoria, ad una cifra immorale. Ma bloccatele al volo, ma bloccatele al volo, ma bloccatele al volo. Eh, perché la numero 6? Ma ah, dai, amici, io ho voglia di urlarvi i prezzi. Ho voglia di urlarvi i prezzi. Perché quando ritroverai un'opera così e ti chiederanno 35.000 euro, 40.000 euro. Non manca mica tanto. Eh. Eh, non manca mica tanto. Eh, è questione non di molti anni. Ve lo ripeto, Franz Borghese, ve lo sto presentando oggi e vi sto presentando le opere migliori di Franz Borghese, quelle che vengono dalla sua collezione personale, nel momento in cui a questo artista si stanno aprendo, spalancando le, le porte del mercato internazionale. Prendere oggi queste opere rappresenta il più clamoroso degli investimenti culturali ed economici che puoi fare oggi su un pittore di figurazione, che puoi compiere oggi su un artista di figurazione. Non esitare un istante, eh, non esitare un momento. È un'opportunità magica. È letteralmente eh, un'opportunità magica. Poi le rimpiangerai tutte queste opere, perché naturalmente non le avremo più, eh, perché naturalmente eh, verranno tutte confermate e quando avrò la possibilità... Eh, di presentarvi altre opere di Franz Borghese eh, di questa provenienza, eh, di questa importanza, eh, dovrò parlare di cifre eh, completamente diverse. Eh, dovrò parlare di cifre eh, totalmente diverse. Eh, mi raccomando, non esitare un istante. Le rivediamo tutte, sì, sì, volentieri. Eh, grazie, regia. Eh, le rivediamo tutte eh, dalla numero 6 in poi. Mi raccomando, mi perracomando. Allora, eh, c'è un amico eh, che mi dice, eh, ma eh, mi fai un pochino di storia di Franz Borghese, eh, mi dici un attimo eh, 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 da dove proviene, qual è eh, la, la tematica dell'artista, eh, l'avete letta, l'avete capita. Oh, la satira è un qualcosa di magico, è un qualcosa di straordinario. Eh, la satira eh, nasce, eh, lo dicevo proprio eh, all'inizio della trasmissione, eh, nasce tanti secoli fa. Molti pensano che eh, sia di origine greca, eh, ma eh, diceva Quintiliano. Satura tota nostra est. Eh, satura tota nostra est. Eh, eh, perché? Eh, perché eh, proprio eh, è una tradizione culturale eh, tipicamente eh, latina. Inizia eh, 140 anni, 150 anni prima di Cristo. Eh, con eh, eh, Gaio Lucilio. Di che cosa parlava eh, Gaio Lucilio eh, nella sua satira? Eh, siamo ancora ai tempi della eh, Repubblica Romana. Parlava della disonestà, eh, parlava della corruzione, eh, parlava della superstizione, parlava del lusso parlava dello sfarzo. Che sono i temi eh, a cui eh, si riferisce la satira contemporanea? Eh, che cos'è la satira? Eh, la satira è un'attenzione critica agli aspetti più diversi della società eh, nella quale viviamo eh, e per, con lo scopo proprio Dimostrare le contraddizioni del tempo e della società nella quale viviamo e proporne e proporre dei cambiamenti e proporre delle novità intellettuali. Oh, nel mondo della satira ci sono artisti straordinari. Pensate, per esempio, a William Hogarth, alle sue incisioni. Eh, pazzesche, eh, pensate per esempio a Jonathan Swift, Franz Borghese riporta in attualità questo mondo eh, e questo modo di fare pitture e sculture. Franz Borghese eh, nasce eh, a Roma, eh, studia eh, al Liceo Artistico di Via Ripetta, eh, uno dei luoghi che io conosco eh, molto bene eh, perché sono i luoghi eh, che ho frequentato eh, nella eh, mia giovinezza. Eh, Franz Borghese appartiene più o meno eh, alla mia generazione, quindi i suoi maestri, i suoi professori eh, al liceo artistico eh, sono quelli che ho conosciuto anch'io, purificato, capogrossi. Montanarini, eh, cioè eh, proprio, eh, quel mondo, quella, trucato, trucato, proprio quel mondo, quella... Turcato, Turcato, proprio quel mondo, quella cultura. Eh, e già nel 1964 Franz Borghese fonda eh, una rivista che ebbe un certo successo all'epoca, eh, si chiamava Il Ferro di Cavallo. Poi nel... Il primo Franz Borghese, il Franz ventenne, venticinquenne, il Franz Borghese, eh, 20enne, 25enne, il Franz Borghese eh, di quegli anni, degli anni Sessanta praticamente, era un pittore di figurazione, eh, ma era un pittore di figurazione piuttosto tragico, eh, eh, più alla Bacon che alla Lucian freud voi pensate che la sua prima personale eh, del 68, eh, il quadro chiave era dedicato alla morte di Luther King, eh, quindi eh, tutt'altro che eh, l'artista eh, sfolgorante, ironico, eh, che ritroviamo poi, eh, non dico nella maturità, eh, ma già a, a partire dagli eh, anni 70. Eh, dagli anni '70 in poi, Franz Borghese è quello che vedete alle mie spalle, eh, con eh, tutta una serie di temi, eh, tutta una serie di cicli eh, che caratterizzeranno eh, tutta eh, la sua storia. Eh, pensate agli amori eh, di Franz Borghese. Eh, gli amori di Franz Borghese. Eh, li ritroviamo nella pittura che io amo nella pittura antica eh, nella pittura di Bosch, eh, nella pittura di Bregel e nascono eh, il concerto nell'uovo eh, la cura della follia i mitici duchi eh, che derivano addirittura eh, dalle mitiche opere di Piero della Francesca poi eh, l'amore nei confronti di Hogarth L'amore nei confronti di eh, Goya, l'amore nei confronti delle sue attività, eh, la partita a scacchi. Eh, Franz Borghese è stato un eccellente eh, giocatore di scacchi. Poi eh, a partire eh, dall'inizio degli anni 70 eh, accompagna alla pittura una serie di sculture da sogno, una serie di sculture di una bellezza, di una qualità, di un fascino letteralmente straordinario, che si legano perfettamente sul piano concettuale e sul piano della rappresentatività figurativa ai suoi dipinti. E allora vedete sui trampoli, e allora vedete eh, il bolide, e allora vedete quello che piace a me da morire, il comizio, e non è da meno eh, quei coniugi con il cagnolino eh, sulla panchina, eh, quindi la rappresentazione eh, di, un, eh, di una scena quotidiana. Eh, infatti uno dei punti di riferimento eh, storici eh, di Franz Borghese, eh, l'ho detto più volte, eh, è proprio William Hogarth quando affermava che il quadro non è che un palcoscenico eh, nel quale i personaggi sono gli attori. Eh, opere non belle, eh, fondamentali, straordinarie, clamorose di Franz Borghese. E poi, amici, eh, a me eh, mi fa rabbia, eh, vedervi, siete in tanti che state chiedendo i prezzi e sono ridicoli, e siete in tanti indecisi, eh? ma quando? Mi dovete dire la verità. Eh, ma, eh, adesso vi faccio una domanda alla quale vi chiedo di rispondere. Quando mai vi siete trovati di fronte a una collezione di opere d'arte che provengono dalla collezione privata dell'artista che le ha eseguite? Quando mai nella vita avete avuto la fortuna eh, di poter comprare di un artista sul quale già c'è la storia, eh? Eh, di un artista sul quale già ci sono i musei. Quindi queste non sono chiacchiere, ma sono fatti, fatti obiettivi, verificabili. Andate su, sul telefonino eh, e digitate Franz Borghese, eh, trovate i riferimenti storici, i musei, eccetera. Oh, su questo artista eh, eh, è a, agli inizi siamo proprio ai prodromi eh, di un'operazione commerciale gigantesca come quella che è stata fatta su Boetti come quella che è stata fatta su Confermiamo Stru il comizio scultu scultura, esatto, sì. complimenti come quella che è stata fatta su Bonalumi eh, come quella che è stata fatta in questi giorni su Salvo. E avete la fortuna sfacciata, eh, ve lo ripeto, la fortuna sfacciata eh, di poter comprare le opere storicamente, non perché ve lo dico io, perché ve lo dice la fondazione, perché eh, ve lo dice eh, l'archivio. Che, che tra l'altro ci ho tenuto a sottolineare è un archivio alla Morandi, quindi un archivio scientifico, non uno di quegli archivi dilettanteschi eh, che purtroppo imperversano eh, sul mercato italiano. Eh? Un archivio scientifico, bene, eh? avete la fortuna di poter comprare le opere museali, quelle che provengono dalla sua collezione personale. Io oh, vi dico la verità, eh? questo è un colpo di fortuna inaspettato. Tutto pensavo io oggi meno di poter presentare eh, una serie di opere così importanti, eh, una serie di opere eh, così rappresentative, è eh, a condizioni di prezzo, lasciatemelo dire, ridicole, eh, sia per i dipinti eh, sia per le sculture, sia per i dipinti eh, sia eh, per le mitiche sculture. Non esitate un secondo. Ora eh, la regia vi farà rivedere eh, tutte le opere, ma eh, c'è da urlare e da dire la voglio, la voglio, la voglio, eh, la voglio, eh, c'è da urlare e da dire eh, la voglio, la voglio, la voglio per me. Vi aiuto a scegliere, eh, aiuto a scegliere. Eh, ditemi su quale opera eh, volete tornare eh, e vi aiuto a scegliere. Eh, di sculture ne sono rimaste tre, eh, quei borghizi sui trampoli, il bolide eh, e i coniugi sulla panchina. Precipitatevi! Precipitatevi! Allora, questa è gigantesca, è clamorosa. Eh, poi eh, sono sculture in bronzo, eh, quindi pesano, eh, sono fusioni. Questa è una meraviglia. I coniugi, lui che legge il libro, eh, il cagnolino in basso, eh, i coniugi sulla panchina eh, abbracciati, eh, è letteralmente eh, un gioiello ed è anche la più voluminosa ed è anche eh, la più eh, grande. Eh, guardate, eh, le sculture sono di una bellezza, eh, di una qualità. Uh, di un fascino uh, straordinario e non pagate nemmeno la fusione. Poi c'è uh, assolutamente satirica e fantastica, uh, legata proprio uh, all'inizio del XX secolo, il Bolide. Questa me uh, la compro io, guardate, è una meraviglia, è una meraviglia. Eh, questa automobile, poi è stupendo il colore, eh, la patina, eh, è qualcosa di fantastico, eh, è letteralmente... Amici, ma sono le opere che vengono eh, dalla sua collezione personale. Eh, avete idea di che cosa significa oggi avere la fortuna eh, di poter comprare opere del genere a prezzi del genere? Questo è un colpo magico di fortuna. Questo è un colpo magico di fortuna. Poi, eh, sempre eh, io qui comprerei la scultura fantastica sui trampoli. Vedete, eh, c'è cioè spesso eh, nell'opera di Franz Borghese... Eh, il rapporto con la vita coniugale, eh, i coniugi sono eh, un tema ricorrente eh, nella pittura eh, di Franz Borghese. E qui vedete sui trampoli sia questa raffinatissima scultura, sia questo straordinario dipinto, sia questo strepitoso dipinto. 40 per 50 olio su tela eh, che hai l'iperfortuna eh, di poter comprare oggi. Io eh, non lo posso fare, ma vorrei urlare i prezzi a cui potete comprare oggi le opere ad olio come questa, eh, le opere ad olio come questa eh, di Franz Borghese. Se usate la finanziaria eh, potete avere queste opere addirittura con circa 90 euro al mese. Quando vi accorgerete della mastodontica eh, operazione finanziaria eh, che inevitabilmente seguirà eh, Franz Borghese nei prossimi anni? Eh, e vi renderete conto di quello che vi chiederanno eh, per opere del genere, che poi Franz Borghese è sempre stato un pittore di una serietà assoluta, quindi le sue opere sono relativamente poche e inevitabilmente i prezzi eh, saranno clamorosamente alti. Eh, è matematico. È matematico. Eh, sapete che cosa rimpiangerete? Eh, di non aver comprato tutta la collezione. Eh, rimpiangerete il fatto eh, di non aver comprato di corsa tutta la collezione, eh, sia delle opere eh, pittoriche, sia delle sculture che ho la gioia di farvi vedere oggi. Questi due gioielli sono da bloccare all'istante. Eh, il Bolide e I Coniugi sui trampoli eh, sono sculture eh, che non potete perdere. Poi il grande quadro eh, allegorico, eh, il robot barbiere, eh, che ecco, vedete qui cavallo. Il Ferro di Cavallo è la rivista che lui fondò addirittura eh, negli anni Sessanta. Questo eh, è il quadro storicamente più importante eh, o uno dei dieci quadri fondamentali eh, che Franz Borghese ha dipinto nella sua vita. Questo è uno dei dieci quadri chiave, è uno dei dieci quadri fondamentali nei quali eh, c'è tutta l'evoluzione eh, della satira borghese eh, legata all'evoluzione scientifica, legata agli usi e costumi eh, e ai comportamenti eh, della società contemporanea. Questo è uno dei dieci quadri chiave eh, della storia di questo artista. Poi c'è quell'altro gioiello. Eh, dedicato proprio ai personaggi, questa è letteralmente una gemma, eh? questa è letteralmente una preziosità. Eh, non ho capito come non abbiate confermato ancora eh, quest'opera che è una tecnica mista, il mitico comizio, ma è qualcosa di esaltante. Eh, dal punto di vista culturale e eh, dal punto di vista storico, altro pezzo da museo, altro pezzo da museo, e poi eh, questo gioiellino, eh, questo eh, astronomo, questo ricercatore, eh, questo eh, possessore della scienza eh, che eh, addirittura impedisce al canocchiale di vedere il eh? eh, comportamento tipico eh, della società contemporanea. Eh, altra opera eh, trasgressiva, altra opera affascinante come non mai. Allora, eh, dovete decidere adesso. Uh, dovete decidere adesso uh, perché, uh, su tutte le opere che vi sto facendo vedere, c'è il mondo. Uh, c'è il mondo. Quindi è più che evidente uh, che non le troverete più, tanto meno a prezzi del genere. Questa qualità. Le opere provenienti eh, dalla collezione personale eh, di un artista geniale eh, come Franz Borghese, è chiaro che non le troverete mai più. È evidente che non le troverete mai più, tantomeno al prezzo che oggi vi stiamo proponendo. Oh, come non, non avete confermato il bolide eh, proprio non lo capisco. Ma tutte da impazzire. Ma letteralmente tutte da impazzire. Tutte da impazzire. Poi mi direte, ah, mamma mia. Eh, avevi, eh, assolutamente eh, avevi assolutamente ragione. Sorpresa, eh, avevi assolutamente ragione. Mamma mia, eh, queste opere eh, non dovevo perderle eh, per nessun motivo al mondo. Eh, e le pagherete, la cosa divertente, sapete qual è? Eh? Allora, quando ve lo dicevo per Isgro, non ci credevate. Eh, quando ve lo dicevo per Salvo, oh, tre mesi fa, un Salvo 100x80 in verticale, splendido, quando vi ho chiesto 50.000 euro, mi avete detto che era troppo caro. Chi l'ha comprato tre mesi fa a 50.000 euro? Oggi se lo rivende a 300.000 euro. Eh, avete idea eh, di quello che sta succedendo eh, su Franz Borghese? Avete idea eh, su quello che sta accadendo eh, su questo artista? Sì, vabbè, tu sei matto poi. trovato. Eh, un Su sei no guarda eh, guarda lo faccio vedere ecco questo eh, lo dovreste comprare così ve lo dico io questo è mitico questo è mitico sono i mitici quattro personaggi eh, di franz borghese questo è mitico, questo è leggendario, questo è leggendario. Non lo, non, nemmeno ve lo faccio vedere. Lo dovete comprare sulla fiducia. Quadro da follia. Quadro da follia. quadro da follia, ma la cosa che dovete dimenticare è la possibilità di comprare le opere storiche sublimi eh, di Franz Borghese, questi sono i mitici quattro personaggi. Questo quadro è un mito, questo quadro è una leggenda, questo quadro ve lo chiederanno per tutte le mostre retrospettive e museali, questo quadro è già nella storia, è già nella storia e ho la fortuna di potertelo offrire. Ad una cifra non risibile, assurda. E ho la fortuna di potertela offrire ad una cifra allucinante. Eh, bravissima, ad una cifra eh, letteralmente allucinante. Eh, lo dico agli amici più cari: bloccare oggi queste opere a questi prezzi è un colpo di fortuna. Avere, io eh, se ne avessi la possibilità economica, vi eh, giuro li confermerei tutti per ripetere la stessa trasmissione tra tre mesi, eh, per ripetere la stessa trasmissione a febbraio e vedrete in tre mesi prezzi completamente diversi. Prezzi di mercato completamente diversi. E naturalmente non potrò più offrirvi, eh, anche a prezzi completamente diversi, le opere che provengono dalla collezione personale di Franz Borghese. Eh, dalla collezione personale... Il volide è confermato. Grazie e complimenti. Grazie e complimenti, ma bloccate tutte le opere, ma bloccate tutte le opere. Questa, questa mi direte, mi hai fatto comprare a zero un pezzo di storia. Eh, quel comizio, mi direte, mi hai fatto comprare a nulla un pezzo di storia. Eh, ve lo dico proprio eh, da fratello. Quello è un grande quadro eh, che non dovete perdere per nessun motivo al mondo quella è una grande opera eh, che non dovete perdere eh, per nessuna ragione al mondo mi iperraccomando mi iperraccomando mi iperraccoman allora, perché non fate una coppiata straordinaria? Eh, perché non fate una coppiata clamorosa? Eh, prendete quest'opera straordinaria e prendete questo gioiello da follia. Eh, prendete quest'opera da sogno eh, e prendete questo gioiello da follia. Poi mi direte, non potevo fare acquisto migliore. Poi mi direte, non potevo fare acquisto più soddisfacente eh, sul piano culturale, sul piano storico eh, e sul piano economico. Non esitate un istante. Non esitate un istante. Voi non ve ne rendete conto, ma essere di fronte al teleschermo in questo momento eh, significa essere fortunati, eh, significa poter sfruttare un'opportunità che non vi capiterà mai più, che non vi capiterà mai più. Mi raccomando, eh, non esitate un istante. Questo è regalato, questo è sotto zero. Questo è regalato e questo è sotto zero. Ma poi li dovete prendere tutti, ma poi letteralmente eh, li dovete prendere tutti eh, dalle sculture. Eh, ai pochi dipinti eh, che ancora sono a vostra disposizione. È fondamentale sul piano culturale, è fondamentale sul piano economico. Mi perracomando, che fate? Questo gioiello sarà la mia vendetta. Questo gioiello ve lo farò rivedere assegnato alle grandi cifre eh, nelle grandi aste internazionali. Tutte le opere di Franz Borghese eh, che ho avuto la gioia e la fortuna eh, di potervi mostrare oggi non potrete che rimpiangerle per tutta la vita non potrete che rimpiangerle per tutta la vita sul piano culturale, sul piano economico, sul piano museale fate voi allora eh, Gabriele mi dicevi che c'era una conferma qual era ah il bolide eh, il mitico Bolide non c'è più, eh, quindi delle sculture eh, ci sono solamente ancora i coniugi eh, seduti sulla panchina e i coniugi sui trampoli, eh, dei quali abbiamo anche la versione pittorica eh, che adesso eh, la regia vi mostrerà eh, ancora una volta. Ma perdere i quattro personaggi. Guardate, eh? Eh, poi vi mangiate le mani, poi eh, mi dite eh, ma cosa ho combinato eh, quando eh, mi sono lasciato sfuggire opere di quel livello, opere di quella provenienza, eh, opere di quell'importanza. Eh, a quei prezzi. Questa è una di quelle trasmissioni eh, che non solo ricorderemo, eh, ma che non potremo che rimpiangere, eh, ma che non potremo che rimpiangere eh, proprio per i contenuti, per la qualità delle opere proposte e per i prezzi che vi sto proponendo oggi. Sto insistendo a vostro vantaggio. Eh. Mi dicono che è confermata anche la 7. Anche la numero 7, quel comizio è confermato, grazie. Eh, mi iper. Eh, ma sulla numero 12, Gabriele, eh, non è successo nulla? No, è la più richiesta. Poi, detto chiaro, anzi, bene che ne parliamo, è quella che costa di più ma è anche quella che storicamente ha una valenza diversa, superiore. Eh, beh, è chiaro beh. che le persone che chiamano e chiedono solo quella dicono ah costa borghese, attenzione, quella costa anche se costa meno eh, rispetto a quello che è il mercato, ma perché i robot, tu mi insegni, a prescindere dalla dimensione che è molto grande, poi i robot sono rarissimi, quindi è una cosa completamente a sé stante. Tutte le altre... Ma poi è importantissima anche eh certo. sul piano concettuale. Eh sì. È importantissima, eh, questa eh, è, prima ve lo dicevo, ve lo ripetevo, è una delle dieci opere di Franz Borghese che già sono nella storia. Niente a che vedere con le opere che siamo abituati eh, a leggere in commercio. Questa è un'opera che è già nella storia. Questa è una delle opere di Franz Borghese, entra eh, nel novero delle dieci opere eh, storicamente più rappresentative e più importanti eh, di questo straordinario artista. Eh, di questo clamoroso artista. Poi. Eh, state perdendo i quattro personaggi, state perdendo le ultime sculture, eh, guardate che eh, io ho ancora eh, pochissimo tempo eh, da dedicare a Franz Borghese, perché poi vi devo far vedere De Chirico, Pirandello, Turcato, eccetera. Eh. Quindi eh, sono i minuti decisivi, sono i momenti decisivi. Perdere questa strepitosa scultura al prezzo che vi ha detto Gabriele, eh, significa eh, buttare via un'opportunità storica. Eh, significa letteralmente buttare via un'opportunità storica, perdere questo gioiello, eh, questi quattro personaggi di profilo eh, che rappresentano eh, quattro eh, momenti fondamentali eh, della nostra storia. Eh, ma quello è un quadro da urlo. Eh? Ah, ma quello è un quadro da museo, ma quella è una delle opere epocali di Franz Borghese. Eh, quella che ho la fortuna di farvi leggere è una delle opere epocali eh, di Franz Borghese. Poi mi direte, eh, mamma mia, avevi ragione. Eh, Vedete, eh, poi quando eh, qualcosa, ho visto che hai fatto vedere un De Maria eh, che abbiamo venduto noi, che adesso è in vetrina eh, della più grande galleria italiana, eh, noi l'abbiamo venduto a un decimo di quello che vi chiedono oggi. Noi lo vendevamo ai tempi, se non sbaglio, a 38.000 euro, qualcosa 38 del genere. 38.000 euro. In fiera l'ho visto a 160. 160, 160 180. 180. Era, boh, erano tanti. Eh, esatto. Mi ricordo, ma erano tanti. Eh, eh, amici, eh, cambia tutto, cambia tutto. A me mi viene voglia di urlare i prezzi. A me mi viene voglia di urlare i prezzi, perché il prezzo che vi sta chiedendo Gabriele adesso eh, di quest'opera, eh, a febbraio vi dovrò chiedere più del doppio. A febbraio, quindi eh, tra eh, 60 giorni. Eh? Uh, vi dovrò chiedere più del doppio uh, di quello che vi chiedo adesso per non parlare di tutte le opere ad olio uh, di Franz Borghese che ho la iperfortuna uh, di farvi vedere oggi guarda che cos'è quel numero 11 guarda che gioiellino quei personaggi al numero 11 Guarda cosa sono il numero 14 e il numero 16. Eh, vi sto dando delle opportunità epocali. Eh, eh, ma non lo vedete che eh, sembra rileggere eh, il Faustino Bocchi eh, della eh, del fine del Seicento, eh, dei primi del Settecento in chiave moderna. Eh, non vi rendete conto della grandezza della profondità intellettuale eh, di, questa, eh, di queste motivazioni di satira che inevitabilmente diventano celeberrime nel mondo eh, come quelle di Gross eh, come quelle di Otto Dix eh, come quelle di Egon Schill eh? Eh, vi rendete conto della qualità e dell'importanza eh, delle opere eh, che ho la gioia e la fortuna eh, di farvi vedere oggi e che prezzi ho la gioia di proporvi. Oh, sono rimaste due sculture, eh? Eh, quelle, eh, quella dei trampoli. E eh, quella dei coniugi sulla panchina, eh, poi sono rimaste due sculture dedicate proprio eh, ai coniugi, eh, alla famiglia, eh, incredibile: a prezzi eh, clamorosamente piccoli, a prezzi incredibilmente modesti. Oh, ve lo dico per l'ultima volta, eh, ve lo dico per l'ultima volta. Il fatto che non abbiate confermato ancora questi quattro personaggi mi offende personalmente. Mi offende personalmente. Qui vi sto regalando a due soldi un pezzo di storia. Su quest'opera, me lo direte voi stessi, quest'opera fa la fine eh, della numero 12. Quei quattro personaggi vale oggi la stessa cifra che Gabriele vi chiede eh, della numero 12. Mi date retta. Quel gioiello confermatelo. Lo dico non da presentatore, eh, lo dico non da professionista, eh, lo dico da fratello. Lo dico da fratello. Questo gioiello, confermatelo. Questo gioiello, confermatelo. E questa clamorosa, incredibile, eh, fantastica scultura in bronzo, che adesso eh, Laura vi farà vedere nei particolari, confermatela. Eh, ve lo dico da fratello eh, ve lo dico da fratello poi quando vi chiederanno cifre paurose eh, per opere di franz borghese non di questo livello eh, non di questa storicità eh, vi ricorderete Dell'invocazione che vi sto proponendo, vi sto dicendo: non perdete questi gioielli, vi sto ripetendo fino al parossismo: non perdete queste gemme. E ora eh, devo dare spazio anche alle altre opere. Però, 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 ve lo giuro, non ho pace. Perdere quest'opera è immorale. Perdere questo gioiello a questo prezzo è immorale. Come perdere? perdere eh, le più belle sculture di Franz Borghese eh, che vi stiamo proponendo a prezzi che non sentirete mai più, eh, che non potrete sentire mai più. Bene, su Franz Borghese ritorneremo inevitabilmente. Eh. Eh, su Franz Borghese ritorneremo inevitabilmente eh, perché diventerà uno dei nomi eh, che eh, imperverseranno eh, sul mercato eh, del 2024. Eh, quindi ritornerò su Franz Borghese, ma non ritornerò su opere di, questo, di questa provenienza, su opere di questo livello. Su opere a questi prezzi. Chiaro? Dimenticate i prezzi eh, che avete sentito oggi eh, per le opere di Franz Ve lo dico proprio eh, spassionatamente. Dimenticare dimenticare, dimenticare, dimenticare per la vita. Alla vostra attenzione. Oh! Poi ho tutta una serie di argomenti da affrontare altrettanto entusiasmanti. Lo sapete perfettamente che c'è un argomento eh, che mi entusiasma eh, in maniera assoluta. No, beh, ho una domanda di un amico. Mi dice eh, "Come fai tu o in generale un uh, mercante, un gallerista, a sapere l'evoluzione di mercato di un, di un artista nello specifico? Uh, ci sono delle motivazioni particolari? C'è sicuramente qualcosa che eh, magari non conoscono i collezionisti normali? Uh, come, come fai a saperlo? Uh, ovviamente è preciso, non c'è proprio nessuna polemica, ma proprio curiosità. Uh, Curiosità, giustamente certo. curiosità. Eh, caro amico, eh, è una questione professionale. Quando sei nel mondo della finanza internazionale e muovi capitali importanti, indubbiamente eh, conosci il sottobosco, conosci eh, quello che c'è di dietro sai quali sono i grandi investimenti che vengono fatti su quale settore questi che può essere un settore industriale, può essere un settore finanziario, può essere un settore di mercato, eccetera, no? Quindi sai dove i grossi capitali investono per ottenere un utile, è una questione di professionalità. Naturalmente ci arrivi col tempo, eh, perché è una questione di conoscenze. Nel mondo dell'arte eh, devi sapere che in generale, eh, parliamo eh, di Piero della Francesca, parliamo del Rinascimento, eh, in generale i grandi artisti si legavano eh, o alla Chiesa o alla nobiltà eh, più importante. Eh, I grandi artisti si legavano eh, a coloro che disponevano di molto denaro perché gli affidassero le grandi commissioni, no? le commissioni più importanti. Oggi parleremo diversamente eh, di Michelangelo eh, se. Eh, Giulio II invece di, di commissionare a lui la Cappella Sistina, l'avesse commissionata come poteva fare a Raffaello o a un altro artista, capite? Quindi eh, in funzione delle grandi commissioni un tempo nascevano eh, e poi i miti, i grandi artisti. Nel mondo moderno... La grande rivoluzione l'abbiamo avuta eh, negli anni 30 con un grande mercante di antiquariato, Duvin, trattava quadri antichi, trattava eh, dipinti antichi e pensò di coinvolgere nel collezionismo i grandi industriali americani. Fece eh? apposta dei libri, eh, delle mostre, delle collezioni. Eh, si fece introdurre eh, da conoscenti, eh, dai grandi eh, imprenditori americani, Ford, eh, capite, eh, quei grandi nomi eh, che poi sono diventati grandi musei, per appassionarli e consigliarli di investire in opere d'arte antiche. Poi sono venuti Ileana Sonnabend, Leo Castelli, i grandi operatori di mercato internazionale che eh, hanno saputo imporre eh, la gran parte dei musei internazionali, non sono statali come quelli italiani, ma sono eh, di privati. Quindi eh, quando Uh, un museo diventa importante a livello internazionale, vedi il Goggenheim, quando un artista arriva a, a proporre una sua personale al Goggenheim diventa un mito e sale di prezzo. Andando avanti nel tempo, uh, queste operazioni, chi vive nel mercato, chi... Uh, da sempre come me. Io sono entrato in questo mercato eh, perché mio padre faceva questo mestiere, eh, perché i miei due nonni eh, facevano tutti e due questo mestiere. Alla fine impara i meccanismi. Perché? Perché un artista arriva ai grandi prezzi solo se dietro c'è un capitale tale investito su di lui che lo renda visibile a livello internazionale. E queste operazioni le viene a conoscere prima, le riesci a conoscere, non tutte naturalmente, ma alcune le riesci a conoscere eh, prima o nel momento in cui il grande nome, il grande imprenditore, raccoglie le opere di quell'artista che poi pubblicizzerà a livello internazionale, investendo molto denaro, eh, perché eh, i musei costano, le mostre nei grandi musei costano. Eh, adesso non voglio dire cose che eh, sembrano anche nei grandi musei italiani, eh, per fare una mostra in uno dei grandi musei italiani costa eh, esporre alla Biennale. Eh, costa, eh, ci arrivi investendo dei capitali importanti, capisci? Quindi, dietro ad un, a ciascuna di queste operazioni c'è eh, l'intenzione di rendere visibile l'artista a livello nazionale, internazionale, secondo la quantità di capitale investito. Ora, i più grandi operatori del mondo sono tre in questo momento, che poi eh, hanno alle lo alla loro corte una cinquantina di grandi gallerie internazionali. Quando entri nel giro e riesci a sapere eh, su quale artista viene fatto questo investimento eh, di denaro che poi porta alla visibilità, lo, tu sai che su quell'artista c'è un'operazione di mercato importante e quindi puoi tranquillamente prevedere eh, che il prezzo di quell'artista cambierà. O a che livello non lo sai, eh, perché dipende dalla quantità di denaro eh, che l'imprenditore è disposto ad investire su quell'artista se gli darà una visibilità solamente italiana, se gli darà una visibilità europea, se gli darà una visibilità planetaria. Quindi il prezzo finale non te lo so dire. È dove arriverà? Se arriverà ai milioni, se arriverà alle centinaia di migliaia di euro, se si fermerà alle decine di migliaia di euro. Non te lo so dire, perché quello dipende dalla quantità di denaro eh, che viene investita nell'operazione. Ma che l'operazione è in atto, te lo so dire. Capisci? E su Franz Borghese c'è il più grande operatore italiano accompagnato da uno dei più grandi operatori americani. Quindi è prevedibile un'operazione internazionale. Capisci? Quindi è inevitabile che il prezzo di Franz Borghese cambi. Se poi arriverà a 20.000, 30.000 o a 80.000, 100.000, questo non lo so. Questo dipende eh, da quanto denaro sono disposti ad investire nell'operazione coloro che conducono l'operazione ma che il prezzo cambi in maniera radicale te lo posso scrivere te lo, te lo posso garantire capisci perché c'è un'operazione fatta da gente seria portata cioè alla base della quale c'è gente che conta sul mercato e quindi inevitabilmente il prezzo delle opere di quest'artista cambierà, si incrementerà, andrà verso l'alto. Oh, naturalmente come minimo vai a tre volte, eh? quando fai un'operazione del genere come minimo vai a tre, quattro volte il prezzo attuale. Poi, dove si fermerà e fino a quanto arriverà non lo so ma che l'operazione sia in atto è matematico è sicuro al 100% eh, spero eh, come tesoro spero di essere stato Intanto in... ci ha chiamato un amico dal Veneto che tra l'altro dice che ha lavorato per tanti 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 anni in una importante fondazione. E ti ringrazia perché a prescindere dal vendere, tu fai divulgazione, tanta gente per merito tuo, come oggi si avvicina alla pittura. Quindi ti ringrazia pubblicamente. Beh, posso dire, e ringrazio il gentile amico che per questo posso dire che io sono orgoglioso di due cose. Prima, di aver fatto innamorare in 40 anni di televisione, un mare di persone all'arte, un mare di persone che non, non sarebbero mai entrate in una galleria, eh, che non avevano mai visitato un museo, che oggi non solo frequentano le gallerie, ma vanno a vedere le grandi mostre e frequentano i musei. E questo mi fa un piacere, eh, è una gioia, è una, è una soddisfazione. E poi. Eh, L'altra soddisfazione è quella di aver modificato il linguaggio nel mondo dell'arte. Prima, prima della televisione, eh, coloro che parlavano d'arte usavano un linguaggio da prof, professionale, ostico, eh, eh, come il linguaggio che usano eh, gli ingegneri nucleari o i fisici, no? E io, che non conosco la fisica e non conosco l'ingegneria nucleare, non ci capisco nulla. Eh, così eh, si usava eh, nel mondo dell'arte. Eh, tu vai a leggere i testi storici, i testi dei grandi eh, critici, dei grandi storici dell'arte, fai fatica a capire, fai fatica a leggere. Eh, eh, invece eh, io ho eh, semplificato il linguaggio. L'ho popolarizzato eh, perché, per rendere l'arte accessibile a tutti. Eh, e, questo, eh, e questa è la mia grande eh, soddisfazione. No? Eh, proprio ne sono felice. Aver fatto innamorare tanti critici giovani eh, mi dicono: eh, Ma lo sa che io sono diventato storico dell'arte eh, perché da ragazzo. Mi interessavo alle sue trasmissioni e questo, vi dico la verità, mi fa molto, molto piacere. O oh, perdere queste opere di Franz Borghese è un delitto, e ve ne ho indicate alcune eh, che, se le perdete, vi mangerete le mani. O oh, Uh, adesso mi resta un pochino di tempo, ma ho delle opere straordinarie, ma ho delle opere affascinanti. Io che ho conosciuto De Chirico, questo uh, era uno dei suoi piccoli quadri che lui amava enormemente, perché erano i quadri uh, che lui definiva trasgressivi. Eh? Eh, questo diavoletto, eh, questo eh, angelo eh, caduto dal cielo che è diventato eh, un diavoletto, eh, ma un diavoletto eh, benefico, un diavoletto eh, che stimola eh, la nostra eh, unicità, eh? Eh, era una delle opere trasgressive eh, di quelle che lui chiamava la seconda metafisica eh, e che Maurizio Fagiolo dell'Arco dell ha teorizzato proprio eh, come la seconda metafisica eh, di Giorgio de Chirico, o, eh, che eh, è stata caratteristica proprio degli anni 70 e che eh, ha ringiovanito eh, proprio mentalmente eh, Giorgio de Chirico. Queste sono gioielli, queste sono opere di un'importanza storica eh, straordinaria. Perché? Perché sostituiscono quello che, lasciatemelo dire, pittoricamente è stato bellissimo, ma dal punto di vista creativo eh, è stato uno dei momenti meno interessanti di Giorgio di Chirico, eh, quello eh, del naturalismo barocco, i famosi cavallini. Eh, il famoso Castello con i cavallini, quel naturalismo barocco, che è stato dal punto di vista della creatività, dal punto di vista eh, della capacità di inventare eh, uno dei momenti meno creativi di Giorgio De Chirico, meno creativi di un genio eh, come Giorgio Di Chirico. Poi lasciate perdere che anche un disegnino banale. Eh, di Giorgio di Chirico è un'opera d'arte superiore, però tra le opere d'arte superiori caratteristiche di Giorgio di Chirico eh, ci sono dei periodi eh, clamorosi eh, e ci sono dei periodi eh, meno creativi. No? Eh, questo eh, è uno dei momenti eh, assolutamente creativi, eh, non a caso Maurizio Fagiolo dell'Arco eh, lo chiamò eh, proprio il periodo della cosiddetta seconda metafisica. Eh, L'opera è già nel catalogo generale dell'opera di Giorgio De Chirico registrata alla Fondazione eh, Giorgio De Chirico, parliamo dei grandi nomi eh, e eh, avere un'opera rappresentativa di Giorgio De Chirico anche di dimensioni contenute. Eh, significa avere l'opera eh, di uno degli artisti incancellabili eh, nella storia dell'arte, eh, un'opera assolutamente incancellabile eh, nella storia dell'arte universale, quindi eh, opera preziosa eh, di eh, Giorgio di Chirico, che come è tradizione di arte investimenti, eh, i nostri prezzi sono i più bassi in assoluto. Nessuno, nessuna delle grandi gallerie italiane, nessuno di coloro che trattano l'opera di Giorgio De Chirico vi dà un'opera originale di Giorgio De Chirico a un prezzo così invitante. Questo ve lo dico perché è la verità. Eh, gioiello di Giorgio De Chirico a un prezzo particolarmente invitante. Ma oggi c'è un quadro. Vedi, ci sono dei quadri che restano fondamentali nella storia dell'arte. Se io vi dicessi. Che quest'opera di Giorgio De Chirico è fondamentale per la storia dell'arte, vi direi una cretinata pazzesca e avreste assolutamente ragione nel dire ma che cosa stai dicendo? Eh, ma che cosa stai dicendo? Questo è un gioiellino di Giorgio Di Chirico, eh, di un artista sommo, ma non è una delle opere fondamentali della storia di quest'artista. Se ve lo dicessi sarei un bugiardo. Poi ci sono delle opere che invece, nella storia di un artista, sono fondamentali. E questa è una di quelle. E questa è una di quelle opere che segnano una rivoluzione culturale epocale, che segnano una rivoluzione culturale eh, letteralmente epocale, letteralmente fondamentale. Questa è una delle opere più famose nel mondo di un artista geniale che è nei musei di tutto il mondo. Questa è un'opera pazzesca del 1949 eh, di Fausto Pirandello. Non dimentichiamo che usciamo dalla seconda guerra mondiale, eh, non dimentichiamo... Eh, che quelli sono gli anni del neorealismo, eh, che quelli sono gli anni dove eh, trionfa il neorealismo non solo in pittura, ma nelle arti, eh, nella letteratura, nel cinema, eccetera. Eh, gli anni del dopoguerra sono gli anni del trionfo del neorealismo. Pirandello è l'unico artista italiano che va al di là del neorealismo ma va al di là nel neorealismo del neorealismo contemporaneamente eh, all'affermazione del neorealismo Pirandello eh, è eh, un artista assolutamente complesso eh, assolutamente affascinante eh, che vedete eh, si inserisce con la tradizione italiana, quindi con la tradizione della cultura italiana, in una rivoluzione epocale dove viene travolta la fisicità, dove viene travolto il senso della figurazione e dove alla figurazione tradizionale si aggiunge eh, un tipo di colorazione, un tipo eh, di intervento prettamente pittorico che è eh, figlio dell'astrazione, che è figlio eh, della più avanzata percezione astrattiva. Quindi da questa fusione eh, tra eh, elementi di figurazione ed elementi astratti nasce eh, la completezza dell'opera. Queste bagnanti eh, eh, non sono delle bagnanti normali, eh, che figure che si tuffano nel mare e passano dal sole della spiaggia all'azzurro del mare, no. Queste bagnanti sono figure che si lanciano nel futuro, che si proiettano in una dimensione culturale, in una dimensione storica sconosciuta, sconosciuta all'artista stesso, che immagina il domani dell'umanità in un bagno metaforico, in una cultura in costruzione. È uno dei più grandi quadri. Eh, della storia dell'arte del dopoguerra. È uno dei quadri più significativi e più importanti eh, della storia dell'arte eh, degli anni 40. È la coscienza di un artista che ha vissuto una tragedia come la seconda guerra mondiale, ma che vuole che l'umanità si bagni in una nuova cultura, in una proiezione verso il domani. Vedete che queste bagnanti eh, si allontanano dalla spiaggia e si tuffano in un qualcosa eh, che non è ancora definito, che è da costruire. Eh, si tuffano nel domani, si tuffano nell'avvenire avendo la coscienza che l'avvenire è costruito dalle loro menti. Siamo di fronte ad un'opera fondamentale nella storia dell'arte della seconda metà degli anni 40. Quanto vale un quadro del genere? Ecco, lo vedete. Questi sono i quadri da grande collezione. Queste sono le opere da museo. Queste sono le opere più importanti eh, di un artista enorme come Fausto Pirandello. Fausto Pirandello, artista enorme, in vita ha vissuto il dramma di essere figlio di un padre enorme. Guardate che eh, anche per un artista enorme, essere il figlio di un padre enorme è un peso, è un peso, è un peso eh, spesso e volentieri insopportabile eh, dal punto di vista eh, proprio della, non tanto della creatività quanto eh, della crescita, quanto dell'autostima, no? eh, quanto della coscienza eh, della eh, propria grandezza. E poi eh, tutto questo era aggravato dal fatto che il grande Luigi Picandello si dilettava anche di pittura. Ma eh, Luigi Pirandello è stato enorme come commediografo, come letterato, ma come pittore, rispetto al figlio, era un dilettante. Il figlio, eh, nell'ambito pittorico, lo distruggeva. Quindi c'è stata sempre... È una competizione tra padre e figlio no? eh, nel mondo dell'arte, quadro da Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Ecco eh, l'unica cosa che farei, ma poi nemmeno lo farei perché eh, quando i quadri sono enormi il fatto che la cornice sia solamente un accompagnamento eh, lo trovo normale. Quando la cornice vuole essere. Eh, sovraesposta eh, nei confronti del dipinto eh, non sono perfettamente d'accordo il fatto che la cornice sia solo un eh, un accompagnamento un qualcosa di, che non disturba eh, che non disturba la lettura del dipinto eh, per me va benissimo quadro fantastico quadro eh, da Ecco, lo vedete? Adesso non facciamone, eh, Gabriele, se non ne facciamo una questione di prezzo. Il Pirandello degli anni 40 è superiore al Picasso degli anni 40. Il Pirandello del 49 è largamente superiore al Picasso del 49. Capisci? Eh, ma proprio dal punto di vista ideologico. Mentre Picasso nel 1949 rimastica da grande pittore naturalmente eh, la concettualità acquisita precedentemente, nel 1949 Pirandello proietta la società nel domani, cosa che Picasso non fa più, cosa che Picasso aveva fatto fino a vent'anni prima. Capite? Quindi eh, è un'opera ai vertici della cultura internazionale, ai vertici del significato storico e del significato culturale eh, internazionale ed è eh, uno dei quadri più emozionanti eh, proprio dal punto di vista animistico. Eh, che io abbia visto abbia osservato negli ultimi anni quando Gabriele mi ha fatto vedere quest'opera di Piegandello eh, ve lo dico francamente eh, sono rimasto eh, estasiato estasiato eh, adesso siamo andati in mostra la nuvola a Roma c'era un Piegandello un pochino più grande ma molto meno bello di questo eh? chiedevano 120.000 euro. Giustamente, eh? Chiedevano 120.000 euro, giustamente. Questo è un super quadro. Questa è una di quelle opere di Pirandello che fanno di quest'artista uno dei grandi innovatori culturali del dopoguerra opera da sogno. Opera letteralmente da sogno. Poi bella anche di dimensioni, no? Perché non è né piccolo né troppo grande, eh, perché spesso e volentieri ci sono delle opere meravigliose ma che eh, poi io dico sono difficili da collocare eh, in una casa eh, perché di dimensioni eh, molto importanti. Questa è la dimensione giusta eh, per un grande collezionista, eh, per un grande collezionista, opera meravigliosa eh, di Fausto Pirandello. Sono le opere da grande collezione che adoro, eh, sono le opere da grande collezione eh, che non posso che amare eh, perdutamente. Ho oh, poi accanto, c'è il più clamoroso dei quadri di Turcato eh, che vi abbia fatto vedere negli ultimi anni. A parte la polemica tra i Turcato e i Turcatini. Eh, Turcato è uno degli artisti che, è stato, che ha avuto più collaboratori di bottega, no? Eh, chiamiamoli così. Io li chiamo così, anche se la verità è un pochino diversa. Eh, turcato è uno degli artisti che ho conosciuto, che ho amato, eh, che mi hanno insegnato tanto, eh, che mi hanno letteralmente insegnato tanto. Eh, il turcato delle superfici lunari, delle gomme piume, il turcato delle polemiche con Dorazio. Eh, il turcato che aveva una grande amicizia eh, nei confronti di Dorazio ma aveva una vena polemica e satirica eh, straordinaria tanto era aristocratico Dorazio eh, tanto era popolare eh, turcato eh, quindi proprio gli esponenti di due mondi diversi che si incontravano discutevano e si volevano anche un gran bene tra l'altro questa eh, questa è un'opera della quale Turcato mi parlava allora, la considerava il suo capolavoro. Insieme alle mitiche gomme piume eh, che ci portarono eh, alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, sulla Luna, eh, accanto alle sue gomme piume, lui considerava quest'opera uno dei suoi quadri fondamentali. Perché? perché rievocava nella chiesa della Salute il suo periodo veneziano. Voi sapete che Turcato nasce a Mantova, poi ha un periodo siciliano, poi romano, eh, quindi Venezia, Venezia addirittura prima di Roma e il suo periodo veneziano, eh, lui non lo dimenticherà mai perché la chiesa della Salute perché la grande ispirazione pittorica per Turcato sono i grandi della Venezia cinquecentesca, eh, da Giorgione a Tiziano, a Tintoretto, eh, cioè eh, l'amore per la pittura nasce eh, dalla conoscenza dei grandi veneziani del cinquecento, accompagnati dalla conoscenza dei grandi veneziani a lui contemporanei. Nella formazione di Turcato sono fondamentali Vedo e Tancredi, nella, proprio nella formazione pittorica eh, di Turcato sono fondamentali Vedo e Tancredi e eh, poi lui eh, entra addirittura in competizione, va al di là e in quest'opera eh, lui ricorda la matrice figurativa ed de educativa della pittura. È una delle opere più rare e eh, una delle opere più amate da lui stesso. Questa era un'opera eh, che lui aveva in casa. Questa è un'opera da grande museo eh, di Giulio Turcato. Ma oggi, purtroppo, va di moda il conformismo. Eh, se non, se, tutto ciò che è eccezionale, tutto ciò che è al di fuori della normalità, tutto ciò che è culturalmente più rappresentativo della normalità, viene eliminato dal mercato. Eh? Lo sapete perché? Eh, perché, naturalmente, il mercato un di opere così di turcato ce ne saranno. 5 nella storia. Eh, di opere banali di Turcato ce ne saranno 3.000 eh, nel catalogo generale dell'opera di Turcato. E il mercato deve vendere le 3.000 opere, non deve vendere le 5 opere. <ride> eh, quindi eh, purtroppo nel mercato trionfa quella che io chiamo No, adesso se uso questo termine Gabriele mi rimprovera, eh? è al telefono, allora lo posso dire, sul mercato trionfa la stupidità, eh? il, conformismo. Eh? il conformismo, lo vogliamo dire, eh? Eh? ma il conformismo è peggio della stupidità però suona meno eh, suona meno offensiva vero? Eh? se parliamo di conformismo è meno offensivo eh, se parlo di stupidità eh, diventa eh, offensivo <ride> amici quadro clamoroso quadro clamoroso ad una cifra eh, che, che proprio eh, non esiste ad una cifra eh, che letteralmente eh, non esiste. Quadro emozionante, grande quadro storico, eh, grande quadro storico di Giulio Turcato eh, ad una cifra che non esiste. Quadro pazzesco, quadro pazzesco. Io ricordo proprio eh, di aver visto quest'opera non solo nello studio di Turcato, ma se l'è portata a casa. Cioè, era una delle opere che lui amava di più, eh, proprio eh, per quello che ho cercato di raccontarvi, proprio perché è un'opera che nasce eh, dalla sua formazione culturale, che nasce dalla necessità di esprimere la comunione tra figurazione ed astrazione, è eh, che poi sono il risultato dell'osservazione storica dell'umanità, eh, dell del mondo, eh, mentre eh, la figurazione è l'espressione di ciò che vediamo e l'astrazione è eh, la rappresentazione di ciò che non vediamo ma che sentiamo eh, dal punto di vista animistico. E il superquadro, il capolavoro assoluto, nasce dalla fusione di questi due elementi, nasce dalla fusione intellettuale eh, di questi due elementi che ritroviamo integri eh, in quest'opera colossale, in quest'opera. Eh, letteralmente straordinarie. Eh, mi dispiace di non avere tanto tempo eh, perché eh, le trasmissioni che mi intrigano, eh, prima abbiamo avuto eh, la fortuna di leggere le opere di Franz Borghese, ora quel gioiello di De Chirico, eh, quell'opera fenomenale eh, di Fausto Pirandello, eh, quell'opera incredibile di Giulio Turcato. Guardate, io vi dico le verità, eh, io vi dico le verità. Chiedetelo ai direttori di museo, non ai pernacchioni dei galleristi, eh, ma questo è un quadro che potrebbe essere tranquillamente appeso a, alla parete della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma o del Museo del Novecento a Milano o del Kunsthistorisch Museum a Vienna, tranquillamente, E un turcato così, altrettanto, altrettanto, e non è una delle migliaia di opere seriali di Turcato, è una delle opere più rappresentative del pensiero e della sensibilità di Turcato. Non è una delle migliaia di opere seriali a cui il sistema vi vuole conformare, eh, ma è una delle sette, otto opere museali eh, di Giulio Turcato. Opera da sogno. Oh poi eh, andiamo a rileggere perché le abbiamo visti. Che cosa devi fare? Vai, 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 con gioia. Vedete, un piccandello così, eh, avete visto quello che è successo, eh, vuoi vederlo da vicino? Un Pirandello così, eh? un Pirandello così rappresentativo sul piano ideologico, eh, così rappresentativo sul piano sociologico e della proiezione eh, del pensiero verso il domani, lo trovate solamente eh, nel grande Pirandello esposto alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma? che non a caso eh, è proprio dello stesso periodo, eh, è proprio dello stesso anno. Quindi quando vi dico l'opera sublime, quando vi dico l'opera clamorosa, quando vi dico l'opera rappresentativa sul piano storico, sul piano pittorico, eh, sul piano eh, proprio culturale, eccola qui opera da non perdere per nessun motivo al mondo, clamorosa, clamorosa e anche ad un prezzo ancora eh, umano, assolutamente da non perdere. Poi eh, volevo farvi vedere alcune opere che oggi abbiamo colpevolmente trascurato perché presi dall'opera di Franz Borghese, dal Pirandello, eh, dal De Chirico, dal Turcato, ma che invece sono opere eh, di assoluto pregio e, e opere di assoluta qualità. Eh, due quadri prettamente lombardi. Qualcuno mi dirà, ma la Lombardia di oggi... Eh, è un po' diversa, vero? Eh, io invece ricordo, quando arrivai a Brescia alla metà degli anni, prima della metà degli anni Ottanta, mi ricordo la neve, mi ricordo le nebbie, le nebbie che poi oggi, grazie a Dio, non ci sono più, però quelle nebbie che, non lo so, dovevi uscire dalla macchina perché eh, non vedevi nulla. Poi figuratevi, eh, io che venivo eh, dal sud, eh, naturalmente le, vedevo, eh, con, le vivevo con terrore, eh, non ero assolutamente abituato eh, a queste realtà. Questa, eh, queste sono opere, eh, la prima del 49, la seconda del 47. Ma andiamo al di là della datazione dell'opera e andiamo alla formazione culturale dell'autore. L'autore è Angelo Dalbon. Angelo Dalbon è stato uno dei grandi chiaristi lombardi, dei grandi cantori della cultura paesistica lombarda, ma non legata alle grandi città, legata ai piccoli luoghi, ai borghi, ai campi legata proprio a, al mondo più naturale no? e eh, Angelo del Bon e Umberto Lilloni sono stati eh, tra i eh, pittori fondamentali eh, del eh, cosiddetto eh, chiarismo lombardo, eh, due opere molto belle, molto significative la numero uno: Il Borgo sotto la neve 50x70 del 1949 di Angelo Dalbon la seconda opera una poetica nevicata più o meno della stessa misura ma del 1947 leggermente antecedente due opere di Angelo Dalbon a prezzi Piccoli, 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 piccoli. Eh, qui eh, veramente comprate un grande, un, uno degli artisti fondamentali eh, della prima metà del XX secolo eh, legato eh, alla Lombardia, legato eh, proprio al paesaggismo lombardo, eh, a prezzi, eh, lasciatemelo dire, ridicoli, eh, a prezzi letteralmente. Eh, ridicoli. Poi mi dovete, mi, dovete fare, mi dovete chiarire un concetto. Eh? Perché se questa ceramica di Leoncillo, il mitico Leoncillo Leonardi, splendida, mezzo metro di ceramica, pezzo unico, eh, questa donna distesa, anche questa degli anni 40 di Leoncillo Leonardi, mi dovete spiegare perché se va in un'asta la pagate 40.000-50.000 euro. E se ve la vendo io a meno della metà, ancora sta qua. Eh, dice Laura giustamente aumenta il prezzo. Dice Laura giustamente aumenta il prezzo. Amici, nella storia dell'arte, eh, nella storia della ceramica, eh, un'opera del genere di Leoncillo costa una montagna di denari. Il prezzo che vi chiediamo noi è meno della metà di quello che realizza in qualsiasi asta, dalle più importanti alle meno importanti, perché poi la cosa significativa... Eh, la cosa importante di Leoncillo è che realizza prezzi elevati sia nelle aste estremamente significative sia eh, nelle aste eh, di case di vendita eh, particolarmente modeste. Eh, però Leoncillo fa sempre grandi prezzi, eh, fa sempre eh, prezzi importanti. È uno dei grandissimi, no? Eh, con Fontana, con i grandi ceramisti, che poi di solito i grandi autori, vedi Picasso, eh, sono anche eh, dei grandi ceramisti. Eh, opera meravigliosa eh, di Leoncillo Leonardi. E poi mi sono rimasti pochissimi minuti. Per parlare di uno dei pittori di figurazione italiani che amo di più, Alberto Sughi. Due opere molto importanti di Alberto Sughi: quel dipinto, che dai, è uno dei quadri più belli, è uno dei quadri più raffinati, è uno dei dipinti più importanti in assoluto della storia di Alberto Sughi. Quell'attesa eh, un'opera molto significativa eh, che io leggo eh, alla mitica cena della borghesia, cioè eh, dopo la storia di un prete degli anni 60, eh, dopo le opere tragiche della fine degli anni 50, eh, dell'inizio degli anni 60 di Alberto Sughi che sono paragonabili eh, a, alle opere begoniane, eh, il periodo, il momento eh, della mitica cena della borghesia eh, è uno dei momenti più belli eh, della storia di quest'artista e questa è una delle opere propedeutiche a quel ciclo eh, veramente superba, eh, veramente l'Alberto Sughi di grande livello, eh, di grandissima qualità, eh, di fascino straordinario. Accompagnata al numero 5, da una tecnica mista che introduce eh, uno dei temi più famosi eh, di Alberto Sughi, eh, I mitici caffè. Eh, I mitici caffè, eccolo qui. Eh, Un'opera completa. Eh, Un'opera gestuale, eh, affascinante, tipica, eh, di dimensioni anche significative, eh, di grande qualità, di grande fascino di Alberto Sughi, una tecnica mista eh, tra le più belle in assoluto eh, di questo eh, splendido artista, di questo raffinatissimo artista. Amici, eh, vi ho fatto vedere tutto, vi ho fatto vedere tutto quello che eh, oggi eh, ho avuto la gioia, ho avuto eh, il grande piacere eh, di proporvi. Eh, alcune cose le avete confermate e vi faccio i complimenti, altre sono ancora a vostra disposizione e vi invito a non perderle nella maniera più assoluta. Adesso, prima di salutarvi, prima di chiudere, chiedo alla regia eh, di fare un riassunto eh, delle opere eh, che abbiamo visto nel corso della trasmissione. Amici, eh, siamo proprio in chiusura, eh, siamo proprio in chiusura. Mamma mia, Gabri, eh, quei quattro personaggi di Franz Borghese eh, ancora non ce li hanno confermati. No, mamma mia, mamma mia, veramente, il Pirandello, il De Chirico, il Turcato, eh, mi raccomando, eh, tutte opere sulle quali voglio che si soffermi la vostra attenzione. Eh, veramente eh, opere di livello, veramente opere di grande qualità. Eh, Franz Borghese ve l'ho detto, eh, perdere queste opere significa mordersi le mani eh, sul piano culturale e sul piano economico. È un artista in fase di rilancio a livello internazionale. Compratelo, compratelo, compratelo. Eh, mi devo fermare qui. Eh, grazie a Laura, grazie a Federica, grazie a Gabriele eh, per la loro collaborazione, grazie a tutti voi eh, per la vostra attenzione e con tutto il cuore. Alla prossima. Immaginate soltanto per un attimo voi stessi al centro di questa storia.